Buonasera appassionati di basket dal Palambienti, Giorgi Nuovi, siamo all'ultima giornata di girone di andata e prima partita del 2015 al Palambienti di Giorgi Nuovi. Si incontrano la Gagà Urzi Basket contro lo Giadran Basket Trieste. Trieste fanalino di coda, ma in questo periodo che Urzi Nuovi arriva da 4 sconfitte consecutive non ci sono partiti semplici per la squadra di Cosa e di Antonio. Ma veniamo alle formazioni. Per la squadra ospite Giadran Basket Trieste, con il numero 4 Batic, con il numero 7 Zelleni, con il numero 8 Ban, con il numero 10 Ridolfi, con il numero 12 De Petris, con il numero 13 Franco Peter, con il 16 Malalan Sasa, col 18 Daneo Alexander, col 20 Zobek, col 55 Batis Daniel. La squadra allenata da Walter Vatevovic, che sostituisce in questi giorni le scotch di Trieste. Gagà Urzi Basket, con il numero 4 Andrea Mazzucchelli, con il numero 9 Simone Ferrarese, col numero 11 Luca Bedetti, col 12 Federico Requena, col 13 Alessandro Panni, con il numero 14 Andrello Gombardi, con il numero 15 Michele Bei, con il numero 16 David Paunovic, con il numero 18 Giorgio Broglia, con il numero 19 Luca Paderno. Assente causa influenza il nuovo acquisto Matteo Martini. E vediamo al quintetto base di Urzi Basket Gagà Milano, con il numero 13 Panni, con il numero 11 Bedetti, con il numero 9 Simone Ferrarese, con il numero 12 Requena e con il numero 18 Broglia. Per la squadra allenata da Vatevovic, con il numero 16 Malalan, con il numero 13 Franco Peter, con il numero 8 Ban, con il numero 55 Batis Daniel e con il numero 12 De Petris Carlo. Palla alla Gagà Urzi Basket subito, Ferrarese che chiama il gioco. Benetti viene attaccato, attacca uno contro uno, palleggio sotto le gambe, sente un extra pass, Simone Ferrarese pick and roll con Broglia, 8 secondi sul cronometro, palleggio resta tiro che non va. Attacca la pallacanestro Trieste con Batic, De Petris, fermata, palla intercettata e va fuori, palla ancora per la pallacanestro Trieste. Se ne incarica il numero 55 Batic. De Petris ribalta subito il lato, palla al numero 8 Van. Fuori il primo tiro anche di Trieste, subito contropiede per l'Urzi Basket, errore da sotto di Giorgio Broglia sul ribaltamento di fronte. Attacca adesso Trieste, quasi anticipo di Requena che manda a fare la laterale alla palla, sempre per la rimessa laterale il numero 55 Batic, con 18 secondi sul cronometro, è passato solo un minuto dall'inizio di questa partita, ancora 0-0 tra le due formazioni. Malalan attacca Ferrarese, Ban uno contro uno, cerca lo scarico, Malalan uno contro uno, canestro, primo canestro del 2015 al palla Urzi Nuovi per la squadra di Trieste. Subito l'altra parte per Ferrarese, Bedetti, Panni uno contro uno centrale, scarico su Broglia e va in appoggio facile da sotto. Trieste, altra parte, Batic, Ban, attacca Bedetti, cerca collaborazione per il pick and roll, scarico su Batic, uno contro uno centrale, fallo, e il numero 13 Panni che se ne accusa subito.
squadre che probabilmente devono smettere le feste, tra virgolette, che sono state fatte, anche se i giocatori sia di Orzi che di Trieste hanno sicuramente allenati, anche perché la federazione in questo periodo non ha lasciato pause, in quanto ha giocato sia il 27-28 e anche stasera, quindi le feste natalizie, Capodanno, così le hanno fatte tutte in casa. Broglia, panni extra per Esquena, tiro da tre, corto, rimbalzo di Ban, riporta, attacca il contropiede, scarico per Franco, tiro da tre che non va, rimbalzo Benedetti, va subito in transizione dall'altra parte, Ferrarese dall'angolo, tiro da tre punti a segno, subito Simone Ferrarese, mano subito caldissima per lui. Batic, ancora Batic, cerca la palla sotto, palla recuperata da Benedetti, fallo sul possibile contropiede, primo fallo del numero 55 Batic. Panni in cabina di Resia a questo momento, Broglia, ancora Panni, attacca, scarico per Ferrarese che è caldo, la palla va fuori, Broglia sul rimbalzo, fuori e sul successivo rimbalzo, tentativo di rimbalzo in attacco, va fallo Giorgio Broglia, primo fallo per lui. Rimessa la squadra di Trieste, se ne incatti da Peter Franco. Batic, Di Petris per il ribaltamento, Ban affronta Benedetti, Batic attacca uno contro due, cerca di andare fino in fondo, scarico, 5 secondi sul cronometro, tiro affrettato che però va al segno del numero 6-8 Ban. Panni, esce dai blocchi Ferrarese, attacca uno contro uno, mano sinistra, la sua specialità, fuori anche il tentativo di Simone Ferrarese, va subito il battamento di fronte dall'altra parte, tiro da due punti che non va a segno per Ban, palla, ancora la palla del canestro Orzinuovo, se ne carica il numero 12 Riquina. Ancora Panni in cabina di regia, Ferrarese preferito in guardia, riceve infatti Ferrarese, palla sotto Broglia, uno contro uno di Voglia, scarico su Benedetti, tiro da tre, corto anche questo, 5 minuti di gioco, ancora pochi canestri sono visti, ovviamente ancora un po' di ruggine normale dopo le feste di solito, la preparazione atletica, richiamo la preparazione atletica dei giocatori, qualche errore di troppo che di solito invece va a segno quando si è abbastanza in forma. Batic da tre, piedi per terra, a segno in faccia Ferrarese, Panni, il pallacanestro di Renzi che si porta in vantaggio di 2 punti, 7-5 per Trieste. Benedetti, uno contro uno, torna indietro, ci ripensa Ferrarese con Broglia, scarico a Broglia, attacco uno contro uno, canestro facile da solo, si lamenta Giorgio Broglia, vorrebbe anche il fallo, non è dello stesso avviso l'arbitro, non si riprende con Batic. Malalan, palla sotto per Ban, uno contro uno contro Belletti, tenta uno scarico, recupera la palla Ferrarese, conduce il contropiede, poi rallenta Riquina, è solo, non se ne avvede Broglia, scarico per Panni, uno contro uno e subisce il fallo del numero 55 Batic, il secondo fallo per lui e time out per noi. Si riprende con la rimessa dal fondo per la Gagauzi Basket, 4 minuti 49 sul cronometro, 7 pari Ferrarese, esce dei blocchi Broglia,
palo in attacco di Rui Quina di questo avviso l'arbitro. Sicuramente dopo il richiamo verbale che è stato fatto dagli arbitri a Coccelli, Antonio che si è lamentato per qualche botta di troppo, un fallo regalato da parte del duo arbitrale. È entrato intanto nel campo Mattias Batic, preso contro Ferrarese. Ban palla in post per De Petris, che poi scarica per Malalano, uno contro uno Malalano, Matic, tiro da tre punti che va a segno di Franco Peter, uno dei senatori di questa squadra quasi tutta formata da giovani del Vivaio di Trieste. Longobardi intanto è entrato in campo per Requena, scarica per Bedetti, tiro da tre che non è la specialità di Bedetti. Già 0 su 2, dall'altra parte Batic, Franco Batic, uno contro uno di De Petri, scarica ancora per Batic, da fuori rimbalzo di Panni, spinge contropiede, forse c'è un fallo, infatti dello stesso avviso l'arbitro, nel tentativo di fermare contropiede Malalan fa fallo, non è lo stesso avviso lui, ma il fallo ci stava tutto. Per la rimessa laterale Broglia, Panni, Ferrarese, Panni ancora, Longobardi, Ferrarese uno contro uno, Longobardi ancora da tre punti fuori, si affida molto al tiro da tre punti la Gagarzi Basket in questo frangente di gara, non con grandi risultati, forse c'era fallo su Bedetti, non è lo stesso avviso l'arbitro. Sicuramente c'è stato un contatto. Panni, palleggio resto e tiro, spinta da dietro che non viene vista dagli arbitri, che non stanno fischiando molto in questo frangente di gara. Ban, De Petris, giro e tiro e canestro, e Trieste che va sul più 5, 12-7. Ferrarese, Vedetti, palla sotto a Panni, fallo, subisce fallo Panni sul tentativo di tiro da sotto, fallo del numero 8 Ban, due tiri liberi per Ale Panni. Uno su uno per Panni, quindi tiri liberi in questo 2015 a segno per Ale Panni. Fa bersaglio anche il secondo, 2 su 2, accorcia le distanze la Gagarzi Bassi. Batic, Denau, forte, scusate Franco, subisce fallo sul tentativo di uno contro uno Ban, rimessa laterale per Trieste. Se ne incarica Batic della rimessa, consegnato Ban, uno contro uno, cambio difensivo, scarico dell'angolo per il tiro di Denaio che non va, non prende neanche il ferro. Ferrarese subito dall'altra parte, gioco a due con Broglia, uno contro uno per Broglia sotto, vede benissimo lo scarico per Longobardi, questo è il gioco che deve fare la Gagarzi Basket se vuole portare dalla sua parte la contesa. Ban, perché l'uno contro uno contro Bedetti, tiro che non va a segno, Panni subito dall'altra parte in contropiede, scarico per Broglia che ridà subito a Panni per tiro a tre punti che non va ancora corto, e sul tentativo di rimbalzo in attacco Simone Ferrarese fa fallo.
siamo in bonus, quindi ci saranno due tiri liberi. Cambio per la Gaga Orz Basket, esce con il numero 11 Bedetti, entra Bay. Ci saranno due tiri liberi per Matias Batic, classe 94, uno dei giocatori di più di talento della squadra di Trieste. Primo non va. Un minuto e 43 al termine del primo quarto, sul punteggio di 12-11 per Trieste, 13-11 in questo caso, in quanto il secondo tiro libero va a segno. Ferralese conduce la palla dall'altra parte. Da Picherocco Bay, Broglia, Longobardi, uno contro uno i Longobardi. Bay chiama la palla a Ferrarese per chiudere a 8 secondi di gioco. Tiro da 3 punti di Simone Ferrarese che non va a segno. Rimbalzo di Batic. Alano, uno contro uno, Cincischia con la palla, con un'ottima difesa di Longobardi. Batic un po' troppo libero di tirare, ma non va a segno il tiro. E l'arbitro vede una spinta di Simone Ferrarese sul rimbalzo difensivo, secondo fallo per Super Simone Ferrarese. Ci saranno due tiri liberi per il numero 13 Peter Franco. Esce Ferrarese dal campo, sostituito da Bedetti. Due tiri liberi per Trieste. Primo assegno. Primo quarto caratterizzato da molti errori sia da una parte che dall'altra, infatti anche il punteggio basso per il primo quarto, 15-11 per Pallacanestro Trieste, più 4 per Trieste, che se la sta giocando alla pari sicuramente con Gagauri di Basket, che mentalmente non si sta ancora riprendendo dallo shock delle 4 sconfitte consecutive. Tanto attacca Bedetti uno contro uno, la sua specialità, e va a segno Batic. 40 secondi sul cronometro. Ipoteticamente sarebbe la possibilità di avere almeno ancora due possessi, uno, due per Trieste e uno per Orzinuovi. Da tre ancora Franco, non va a segno, però rimbalzo in attacco di Trieste, Malalan per Ban, che gioca col cronometro, 5 secondi al termine di questa azione. Malalan, Ban uno contro uno, stoppato da Broglia, la rimessa ancora per Trieste. Invece suonano i 24 secondi proprio sulla palla toccata da Longobardi, quindi 13 secondi sul cronometro per l'ultimo possesso di questo primo quarto, con la palla in mano a Panni. Attacco uno contro uno, Panni, e va a segno Alessandro Panni per il 15 pari di questo primo quarto. Primo quarto che si chiude sul 15-15, e noi prendiamo una piccola pausa. Si riprende questo secondo quarto, intanto diamo alcune statistiche della partita. Ferrarese 3 punti, Bedetti 2, Panni 4, Broglia 4, Mazzucchelli 0, Longobardi 2, per la Giardan Franco, Ban 2, De Petris 2, Franco 5, Malalan 2, Batic 3, Batic 1. Quintetti in campo per la Gagauz Basket: Panni, Bay, Broglia, Bedetti e Longobardi, i 5 che hanno chiuso il primo quarto. E subito dall'altra parte contropiede da parte di Trieste, stoppato il tentativo di contropiede, Panni, Bedetti, tentativo da tre, poi ci ripensa Broglia, segno, si riapre nel migliore dei modi questo secondo quarto per la Gagauz Basket. Tentato dall'altra parte Matias Batic, per Daniel Batic,
Franco, palla sotto per il numero 12 De Petris, che gioca uno contro uno contro Bloia e va al segno, un giro e tiro frontale, ottimo canestro di pregevole fattura. Panni per Bei, Vedetti, Bei uno contro uno da sotto, gira molto bene sul piede perno e subisce il fallo dal numero 13 Franco. Due tiri liberi per Michele Bei. Cambio intanto nelle file della Trieste, esce col numero 4 Matthias Batic, entra col numero 10 Ridolfi Martin. Due tiri liberi intanto per Michele Bei. Primo tiro libero a bersaglio anche per Michele Bei, pivot classe 1990. E anche il secondo libero va a bersaglio per il più 3 della Gagauer di basket, 20 a 17. Ma Batic, uno contro uno contro Benedetti, esattamente lato per ancora Batic che cerca uno scarico impostato per Forte, uno contro uno, tiro da tre punti del numero appena penetrato Ridolfi, rimbalzo in attacco, rimbalzo in difesa che premia la Gagauerzi Basket, Broglia da tre punti, non va a segno, Vedetti cerca di lottare al rimbalzo, poi Franco cerca di intercettare la palla e tocca la riga laterale, quindi la rimessa va per la Gagauerzi Basket, se ne calerà il numero 13 Panni. Rimessa è bianca, l'arbitro aveva segnalato prima blu e rando, però si è corretta subito. Broglia per Panni, Panni palleggia il resto del tiro da tre punti che non va a segno, fallo di Longobardi, una ricerca di prendere l'imbalzo in attacco, forse ha tentato in qualche modo di recuperare il pallone, l'arbitro ha visto il contatto e ha fischiato fallo in attacco per il giovane Longobardi. Dato l'altra parte Batic, uscito dal blocco Ban, l'arbitro vede un blocco irregolare del numero 12 De Petris sull'uscita di Ban. Cambio intanto nelle file della Gagauerzi Basket, esce col numero 18 Broglia, ritorna in campo il capitano Supersimo Ferrarese, che si incarica di portare sulla palla. Ferrarese chiama il gioco, Longobardi, Vedetti, Panni, chiama il keeper roll con Bei, ottima circolazione di palla per la Gagauerzi Basket, palla sotto a Bei, uno contro uno, viene quasi triplicato, Vedetti, attacco uno contro uno, inceschisce con la palla, Ferrarese, tiro da tre punti, forse subisce anche il fallo, non è dello stesso viso l'arbitro che era attaccato. Nella palla sul rimbalzo in attacco finisce nelle mani della pallacanestro Trieste, che si carica della rimessa laterale con il numero 12 De Petris. Daniel Batic, De Petris, Ridolfi, palla sotto a Ban, uno contro uno contro Vedetti. Cercano molto questa soluzione del gioco del mismatch contro Vedetti. D'altra parte Urzinovi che tenta di andare via in contropiede, ma la palla viene recuperata a Trieste. Matic che gioca in isolamento, uno contro uno contro Longobardi. Attacca la linea di fondo il numero 12 De Petris, Forte da 3 secondi sul cronometro, tiro da 3 punti che va a segno,
su un'azione che sembrava quasi con palla persa. Trieste che si riporta in parità, 20 pari, con 6 minuti e 21 da giocare sul cronometro. Uno contro uno di Bedetti che va fino in fondo. Batic, prende lo schema, ancora cerca di dare la palla sotto a Ban contro Bedetti, per uno contro uno, un po' spasso, giro e tiro di Ban, non va a segno questa volta, Longobardi per il rimbalzo, Panni e spinge il contropiede, la transizione offensiva, palleggio adesso tiro, scarico per Ferrarese, palla fuori ancora Panni. Finta il tiro, scarico su Longobardi che non ci pensa due volte, tira da tre punti, non va a segno, lotta rimbalzo, Bay recupera la palla, Ferrarese sul rimbalzo in attacco, tiro da tre punti, invece da Vassegno, super segno per Ferrarese per il più 5 a 5 minuti dal termine del secondo quarto per la Gagarin Basket. Battista dall'altra parte, Van attacca uno contro uno Bedetti, scivola sul tentativo di scarico per Batic, forte ancora da tre punti, un po' corto il suo tiro, però si rimbalza in attacco, recupera la palla ma è fuori col piede e quindi si riprenderà con una rimessa laterale, una rimessa da sfondo per la Gagarin Basket. Intanto nella fine della Jadran Trieste esce col numero 12 Bane, entra in campo il numero 16 Malalan. Ferrarese, ancora Ferrarese, contrastato dal numero 10 Ridolfi, palleggio del sottile Ferrarese, subisce anche il fallo, probabilmente sembra me sul tiro da tre punti, quindi ci sono tre tiri liberi per Simone Ferrarese. Intanto Eli Antonio ordina un altro cambio, esce col numero 14 Longobardi e ritorna in campo Federico Requena. Dicevamo tre tiri liberi per Simone Ferrarese. Primo corto. Secondo tentativo che va a bersaglio per Super Simone Ferrarese, che porta la Gagarin Basket a più 6. E terzo tentativo del bersaglio, rimbalzo in attacco però il piede di Requena, giro e tiro e canestro da sotto che vale il più 8. Dall'altra parte Vatis, Ridolfi, fallo in attacco fischiato al numero 8 Banzo, tentativo di blocco per dare la palla a Malalan in post basso. Esce adesso dal campo il numero 13 Franco e ritorna in campo De Petris. Rimessa dal fondo per la Gagà Urzi Basket, si rincarica il numero 13 Panni, pressione su Ferrarese, quindi è Panni che porta sulla palla in questo momento. Ferrarese sembrava perdesse palla, invece la palla l'ha persa perché ha subito contatto da Ridolfi e quindi Trieste, che è già in bonus, regala due tiri liberi alla Gagarin Basket, in questo caso a Simone Ferrarese. A segno il primo dei due tiri liberi, il più 9 è Gagarin Basket. Anche il secondo a segno, più 10. Cambio nelle file di Trieste, esce Martin Ridolfi, entra in campo Matias Batic. Matias Batic. Ban. Ancora Batic. Ribalta dall'altra parte per Malalan, cerca la palla sotto per il numero 12 De Petris, viene intercettata, rimessa laterale con 8 secondi per la palla canestro del Trieste, se ne incarica il numero 55 Batic.
De Petris per Mattias Batic, tiro da palleggio destro, tiro che va a segno di Batic. Ferrarese dall'altra parte, Bedetti, uno contro uno di Bedetti, scarica su Broglia che non riesce a trattenere il pallone, la palla va sul fondo. Mattias Batic, De Petris, uno contro uno, scarico per Batic, cerca di dare la palla sotto ancora De Petris, uno contro uno con Bedetti, passi in questo caso di De Petris che se ne accusa, si accorge di non aver fatto un movimento corretto. La palla da Gagarzi Basket che conduce dall'altra parte la palla ferrarese, Bedetti quella sotto a Requena che scarica dall'altra parte per Panni, palla sotto per Broglia nuovamente, fuori per Panni, uno contro uno, Bedetti fa girare colare bene la palla, trova libero Simone Ferrarese che non concede sconti e mette a segno un'altra tripla. Ban, Batic, scarico per canestro facile di Malalan. Queste distrazioni difensive non si possono concedere quando si vuole vincere certe partite, soprattutto col fatto che in questo periodo qua comunque la squadra deve ritrovare la amalgama, la continuità di gioco. Tanto Broglia tira da tre punti, non va a segno, molti tiri di tre punti stasera che non sono stati a segno per la Gagarzi Basket. L'unico con la mano calda in questo momento qua è Super Simo Ferrarese. L'altra parte Mattias Batic, 10 secondi sul cronometro ed è liberissimo sotto canestro De Petris che però viene stoppato da Requena, dall'altra parte contropiede gestito magistralmente da Panni che scarica per Broglia, centrale per un appoggio facile da sotto, è così che deve andare Gagà in contropiede. Fallo di Panni sul tentativo di intercettare la palla, si sta alzando un po' l'intensità difensiva da parte della Gagà e quando alza l'intensità difensiva spesso delle volte riesce ad andare in contropiede. Dunque per cambio intanto per Coccelli Antonio, esce Federico Requena e Simone Ferrarese gravati di falli e ritornano in campo Longobardi e Bay. Minuti di riposo per Ferrarese e Requena caricati di due falli a testa. Tanto si riprende il gioco con Mattias Batic, gioca, attacca uno contro uno sul pick and roll, scarico per De Petris che subisce fallo da Michele Bay, sarà rimessa dal fondo per Iadran Trieste. De Petris, Mattias Batic esce dal blocco, un bellissimo tiro da tre punti da parte di Ban in ritmo. D'altra parte Panni sta rifacendo sotto Trieste, meno 7. Panni uno contro uno centrale, palleggio resta tiro, scarico per Longobardi, c'era forse libero Bedetti nell'angolo ma Panni non lo vede. Un'altra parte attacca uno contro uno Ban, Mattias Batic per Malalan che cerca di dare la palla in post basso a De Petris marcato da Bedetti. Attacca centrale Mattias Batic, via di fondo, palleggio resto e tiro in step back per Malalan che va fuori, Longobardi fa su il pallone sul rimbalzo difensivo, Panni subito dall'altra parte in transizione. Non affonda col contropiede e preferisce gestire questo ultimo minuto con palla sotto di Broglia per Bedetti che subisce il fallo del numero 4 Mattias Batic. Primo fallo per lui e Bedetti in luletta in quanto la Giadra Trieste è già in bonus. A segno il primo dei due tiri liberi concessi dagli arbitri per il 36-28 a 57 secondi dalla fine di questo secondo quarto.
punteggi che si sono alzati, le squadre hanno cominciato a sciogliere le briglie e anche il secondo va a bersaglio per Bedetti per il più 9 a 50 secondi dalla fine di quel secondo quarto. Daniel Batic, uno contro Lombo Bardi, scarico per Malalan che ribalta al lato per l'uno contro uno di De Petris che non va a segno, rimbalzo di Broglia, subito contropiede, attenta al contropiede, lancio lungo di Panni per Broglia che non riesce a prendere il passaggio. Si vede che la Gagà vuole andare in contropiede, vuole correre, ma Trieste è brava nel tentare di abbassare il ritmo e restare in partita giocando sistematicamente nella metà campo offensiva con giochi prolungati fino anche ai 24 secondi. Tanto Batic forse commette frazione di passi sull'arresto, uno contro uno di Ban. De Petris attacca centrale, perde palla, recupera Broglia, si ferma, aspetta che arriva Panni, 9 secondi sul cronometro per l'ultimo, questo fine secondo quarto. Palleggio resto, tiro, scarico per Bay da 3 punti che non va a segno e si chiude qua il primo quarto con la Gagarzi Nuovi che conduce per 37-28. Piccolo break per noi, ci vediamo per il terzo quarto. Si ritorna in campo dopo la pausa lunga con la Gagà Urzibase che conduce 37-28. Tabellini dell'incontro: Ferrarese 12 punti, Bedetti 6, Requena 2, Panni 4, Broglia 9, Longobardi 2, Bay 2 punti. Per la Giada Franco, Ban 5 punti, De Petris 4, Franco 8, Malalan 4, Daniel Batic 3, Mattias Batic 4, Magal Zibas che nel secondo quarto con un parziale di 22-13 si è portata sul più 9. Intanto si riprende con Ferrarese, Longobardi, Requena, Broglia e Bedetti per la Gagarzi Basket, mentre Trieste entra in campo con Pan, Malalan, numero 55 Batis Daniel con Franco e numero 12 De Petris. Subito tiro da 3 punti di Cacciato. Subito tiro da 3 punti di Bedetti che porta su 40-28 la Gagarzi Basket. Dall'altra parte Franco. Batic, tiro da 3 punti un po' forzato che non va a segno. Rimbalzo di Longobardi. Subito per Ferrarese. Parte subito con ritmi alti la Gagarzi Basket. Ferrarese, Broglia, ribalta per Bedetti. Cerca lo scarico per Longobardi, viene intercettata la palla, rimessa laterale con 12 secondi sul cronometro per la squadra allenata dal coach Riccardo Di Antonio. Bedetti si incarica della rimessa, serie di blocchi per l'uscita di Simone Ferrarese, attacca uno contro uno Ferrarese sul lato destro, non va a segno, Batic recupera il rimbalzo, spinge in contropiede, scarico per Franco che aspetta e rigiocano uno contro uno di Batic in mismatch con Requena, scarico per Malalan, ancora Batic, 7 secondi sul cronometro, De Petris uno contro uno, scarico per Malalan, tiro da 3 punti che non va a segno, corto, rimbalzo di Broglia che apre subito per Ferrarese e trova un liberissimo Longobardi che attacca uno contro uno, scarica in angolo per Bedetti, ancora attacca fino in fondo Longobardi, tiro da 3 punti non a segno, rimbalzo di De Petris, Ban cerca di attaccare, scarico per De Petris, ancora Ban, uno contro uno, palleggio resto e tiro corto, fallo sul rimbalzo in attacco di Ban che cerca dopo il tiro di andare a rimbalzo ma subisce il fallo Broglia. Messa laterale per la Gagarzi Basket, se ne carica Broglia, Ferrarese chiama lo schema, Bedetti, Broglia,
uno contro uno sulla linea di fondo, scarico nell'angolo che non riesce, ancora rimessa laterale per i ragazzi di Coccelli Antonio, se ne incarica Broglia con 10 secondi sul cronometro. Ferrarese uno contro uno, lato sinistro, scarico per Longobardi che attacca fino in fondo e subisce anche il fallo. Gioco è possibile, tre punti di Longobardi che risveglia il palandiente un po' assopito e subito time out per Trieste sul 42-28 per la Gagauz Basket. Squadre che ritornano in campo con la Gagauz Basket con un parziale di 5-0 targato Bedetti Longobardi. Comincia a ampliare il margine contro la Zadar Trieste. Tiro libero aggiuntivo per Longobardi che aveva subito un fallo precedentemente sull'appoggio a canestro da sotto. Va a segno anche il gioco da tre punti e siamo 43-28 per il più 15 per la Gagauz Basket. Comincia a allungare Ban, porta su palla affrontato da Bedetti, ma la lanci, si insisca un po' la palla, Longobardi che cerca di recuperarla ma la palla, la rimessa è dal fondo per la squadra di Trieste. Dopo questo parziale di 6-0 coach Vatevovic si è voluto pararci sopra, palla, bellissima palla data sotto per il taglio di De Petri che subisce fallo di Longobardi, giusta la decisione arbitrale, fallo del numero 14 Longobardi, il suo secondo fallo e due tiri libri, rimessa dal fondo per Trieste, c'era De Petris che si è messo sul tiro libero tentando di fregare gli abiti dicendo che era un'azione di tiro ma era sicuramente rimessa laterale. Ban uno contro uno contro Bedetti, va in aiuto Requena, forte levantamento di lato per Malan, ancora forte uno contro uno centrale, scarico su De Petris, saldano i 24 secondi per Trieste, altra ottima difesa di Orzinuovi che si sta risvegliando dai torpori delle ultime partite, sta cominciando a sfoderare un'ottima presa difensiva che è uno dei marchi di fabbrica della squadra targata Gaga Milano Orzi Basket. Speriamo che anche in attacco adesso si veda un po' di gioco spettacolare. Scarico di Requena per Ferrarese che va a segno e abbiamo chiamato lo spettacolo ed è subito tiro da tre punti di Super Simus Ferrarese, un ottimo scarico di Requena. D'altra parte palla recuperata di Bedetti, uno contro uno fino in fondo, va a schiacciare e si rianima i palambienti e più 20 per la Gagauz Basket. E questo è il gioco che deve fare la squadra di Coccelli Antonio. Difesa, contropiede, gioco di squadra, pressione difensiva adesso di Bedetti e anche Ferrarese. Batis per un tiro improbabile da tre punti che non va a segno, Broglia sul rimbalzo tenta di condurre il contropiede, Ferrarese abbassa il ritmo, chiama il pick and roll con Broglia, uno contro uno, palleggia questo tiro di Ferrarese che forse subisce il fallo, nello stesso avviso la coppia arbitrale. E sul rimbalzo di forte conduce contro Pierre Batic per Ban, mettendo l'uscita dal blocco di Malalan. Batic scarico per forte, tiro da tre punti di forte che va a segno, ottimo pick and pop di targato Batic Franco. Ferrarese, Broglia, Bedetti, uno contro uno di Bedetti, scarico pick and pop per Broglia, tiro da tre punti di Broglia che ricambia la contesia con il tiro di prima di Franco e Giada Trieste che è costretta a chiamare il suo secondo time out sul 51-31.
si riprende con la rimessa dal fondo per la pallacanestro di Estre. Entra in campo anche Mattias Batic, 4 punti di 0,3 di media in questo campionato per lui. 5 minuti sul cronometro alla fine di questo terzo quarto, 51-31 per la Gagarin Basket. Franco, in precedenza ha chiamato forte sbagliandomi clamorosamente, chiedo scusa con Peter Franco. Batis Daniel, ancora palleggio il resto del tiro da 8 metri, questa volta va Senio con la mano in faccia di Requena. Ovviamente la specialità della casa di Daniel Batis, che viaggia invece a 10 punti di media a partita, uno dei migliori della squadra di Trieste. Longobardi, Bedetti, cerca l'uno contro uno, spalla canestro Bedetti, scarico per Broglia, extra pass per Ferrarese che trova libero il mezzo angolo Requena, non va a bersaglio il tiro di Requena e sul tentativo di rimbalzo in attacco c'è il fallo difensivo da parte di Peter Franco, il suo terzo fallo. Si riprende con una rimessa dal fondo con 14 secondi sul cronometro affidata a Simone Ferrarese. Esce dal blocco Bedetti, doppio blocco per Longobardi, fallo in attacco. Vediamo di chi può essere il fallo, se di Longobardi o di Requena, del numero 12 Requena. Blocco irregolare sull'uscita dal blocco di Longobardi, blocco irregolare e veniale che però l'arbitro ha visto. I fratelli Batic si scambiano la palla, Malalan, Mattias Batic, scarico per De Petris che però non va a segno, la palla esce, malinteso fra i due. E la rimessa è ancora per la squadra allenata da Coccelli Antonio. Se ne incarica Requena. Fatto un attimo di incomprensione al tavolo. E in questa piccola pausa Egli Antonio decide di far tornare in campo Alepanni e sostituire Longobardi. Ottima prova di Longobardi in questi 6 minuti di gioco di questo terzo quarto. Ricordiamo il canestro con fallo che ha aperto il parziale per la Gagarin Basket. Fallo intanto subito da Requena che sul gioco spalla canestro. Fallo al numero 16 Malalan, il suo secondo fallo. Rimessa laterale con 14 secondi sul cronometro per la Gagarin Basket. Se ne carica Bedetti, Ferrarese, gabbia per lui, palla Panni, uno contro uno, subisce fallo di Batic. Ottimo attacco di Alepanni che con la squadra in bonus vede che la squadra di Trieste è in bonus, quindi attacca uno contro uno, subisce fallo e ci saranno 2 tiri liberi per Alepanni. Intanto altro cambio da parte di Coccelli Antonio, Requena per Bay, girandola di cambi anche per Trieste, entra il numero 10 Ridolfi, esce il numero 16 Malala. 2 tiri liberi intanto per Panni. Assegno il primo, 52-34 per la Gagarin Basket con 3 minuti e 44 sul cronometro. Secondo tiro libero che va a segno per Alepanni. E dall'altra parte subito Mattias Batic a condurre dall'altra parte la palla. Ferma il palleggio, palleggio consegnato ancora da Batic. Stacca uno contro uno, scarico nell'angolo per De Petris che va a segno da mezzo angolo. Ottima partita fin qui di De Petris, classe 92, nella guardia di 2 metri che viaggia a 9 punti
di media in questa stagione. Intanto Ale Panne in cabina di regia per Ferrarese, blocco di Bay, scarico per Broglia, tiro da tre punti di Broglia corto, rimbalzo in difesa di Ridolfi, conduce il contropiede Mattias Batis, poi chiama il pick and roll con De Petris, palla fuori per l'altro Batis e l'arbitro fischia un fallo a Bay sul tentativo di metterci in post basso di De Petris. E si riprende con una rimessa dal fondo nelle mani di Daniel Batic. De Petris, Ridolfi, Batic, scarico sotto per De Petris che sul contatto non riesce ad andare a canestro facile. Panni subito contropiede per Broglia, uno contro uno di Broglia, scarico per Bay, vede Panni libero sotto lo Vedetti che va in appoggio facile da sotto per il più 19. Mattias Batic gioco a due con De Petris, con Panni che subisce fallo in attacco, quindi non c'è canestro valido, fallo del numero 12 De Petris, che è il suo secondo fallo. Rimessa dal fondo nelle mani di Simone Ferrarese. Panni cerca di uscire dalla pressione dei Ridolfi. Lungo bar, Broglia, ancora Panni, gioco a due con Broglia, scarica per Bedetti, Broglia attacca fino in fondo, Panni non è, riceve uno scarico perfetto da Broglia, tocca la linea laterale e la palla va nelle mani di Trieste. Intanto dagli altri campi mi dicono che Montichiari è sotto di 8 contro Lecco, squadra che nell'ultima partita qua in casa ha castigato anche la Gaga Orzi Basket vincendo a tempo scaduto con 3 tiri liberi, che hanno dato la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Costa di Antonio, poi tragica sconfitta anche a Pordenone. E oggi sembrerebbe che il 2015 possa iniziare nel migliore dei modi. Siamo sul più 21 a 55 a 36 a 1 minuto e 47 dalla fine del terzo quarto, con 2 tiri liberi per Franco. Non va al segno il primo tiro libero di Peter Franco. Secondo tiro libero che invece va a bersaglio per Peter Franco, uno dei senatori di questa squadra molto giovane che sta facendo comunque un'ottima figura qui al Palambienti. Scarico in angolo per Ferrarese, bomba da tre punti che non va, Broglia lotta rimbalzo, riceve scarico per Panni, Bedetti, tiro da tre punti di Bedetti, non va a segno, Bay lotta rimbalzo, recupera rimbalzo offensivo e subisce anche il fallo del numero 4 Mattias Batis. Secondo fallo per lui, 2 tiri liberi per Michele Bay. Michele Bay che viaggia a 8 punti di media in questo campionato, non va a segno il primo dei 2 tiri liberi, è comunque un'ottima media con 74% sui tiri liberi, infatti il secondo va a segno e si mantiene in media 3 su 4 per lui questa partita. Intanto Mattias Batis conduce dall'altra parte la palla, Daniel per Ridolfi, uno contro Panni, cerca di attaccare il centro ma non ci riesce, scarico per Batis, ancora da 8 metri, palleggio del settimo 3 punti, non va a segno, ma sul rimbalzo offensivo è pronto come un falco De Petris per rimbalzo in attacco e canestro da sotto, facile facile. Ancora qualche apnesia difensiva per la squadra di Gli Antonio, che concede troppi secondi tiri, come è stato anche a Pordenone.
dove appena imbalzi in attacco la parte che subisce la squadra di Eli Antonio. Sicuramente c'è da lavorare sul carattere, sulla forza, sul carattere mentale, perché alla fine i taglia fuori non serve molta tecnica, ma l'80% è fatto di voglia e cuore e solo il 20% di tecnica. Intanto ancora sulla lunetta Michele Bei per altri due tiri liberi. Assegno il primo. 4 su 5 fino adesso per lui. È pronto sulla sede del cambio Longobardi. Secondo tiro libero che non va a bersaglio per Michele Bei. Ritorna in panchina Longobardi. Probabilmente Longobardi avrebbe dovuto sostituire Bei. Mattias Batis, intanto uno contro uno, carico per De Petris, palla intercettata da Ferrarese che non riesce nell'impresa di prendere la palla, e adesso torna sul colpo del cambio Longobardi ed esce Broglia. E dall'altra parte esce il numero 10 Ridolfi e ritorna in campo Borut Ban. De Petris, Mattias Batis, Daniel Batis, forse sgambettato da Ferrarese, ma è stato un errore, un contatto fortuito, però l'arbitro fischia fallo a Bedetti sul tentativo di anticipo. Secondo fallo per Bedetti e va in lunetta il numero 8 Borut Ban. Borut Ban che in questa stagione ha il 90% sui tiri liberi, dunque ottimo tiratore e anche il miglior marcatore della squadra con quasi 15 punti di media. Questa guardia classe 1992, primo dei due tiri liberi che va a segno per Ban. E anche il secondo tiro libero che va a segno per il 57-41, a 19 secondi da giocare, con Panni che si incarica di questo ultimo possesso, di questo terzo quarto. Panni uno contro uno fino in fondo, viene stoppato da De Petris. 7 secondi sul cronometro, ancora palla per la Gagauz di Vastet. Ottimo recupero difensivo di De Petris che stoppa Panni sul tentativo di penetrazione. Bei intanto si carica la messa, Ferrarese, 5 secondi sul cronometro, scarico per Panni, tiro da 3 punti di Panni dall'angolo che non va al segno e finisce qui il terzo quarto sul 57-41 per la Gagauz di Basket, che mette un più 18 che sicuramente fa bene al morale. Speriamo di vedere un ultimo quarto ancora degno di questo nome. Si riprende con quell'ultimo quarto 57-41 per la Gagauz di Basket. Ferrarese 15 punti, Bedetti 13, Rechena 2, Panni 6, Broglia 12, Longobardi 5, Bei 4. Questi giocatori messi in campo da coach di Antonio hanno portato il loro contributo. Dall'altra parte Ban 7 punti, De Petris 8, Franco 12, Malalan 4, Daniel Batic 6, Mattias Batic 4. Con un parziale di 20-13 Orzi si è portata sul più 16 in questo inizio quarto. La squadra di Costa di Antonio che ha ritrovato un po' di smalto di inizio stagione e forse si sta riprendendo dalle ultime partite non sicuramente giocate al massimo della loro potenzialità. Intanto Franco segna i primi due punti di questo quarto. E Trieste che accorcia le distanze, recupera palla e riattacca con Ban, uno contro uno centrale per Ban, attacca fino in fondo, non riesce, bella ottima difesa di Bedetti che spinge subito in contropiede per Ferrarese, aspetta il rimorchio, palla sotto per Bei, uno contro uno di Bei,
ribaltamento per Panni Benedetti, uno contro uno, scarico per Ferrarese da tre punti, forse subisce fallo sul tentativo di penetrazione, palli finta di tiro, palleggio restrittivo disequilibrio, rimbalzo però in attacco di Michele Bei che mette a segno i primi due punti di questo quarto quarto e riporta Trieste a meno 16. Mattia Sbatti, tiro da palleggio resto di tiro che non va a segno, lotta però a rimbalzo, contesa, palla che va alla Gaga Orzi Basket, lotta di rimbalzo tra Batiz e Ferrarese che la freccia premia con possesso da parte della Gaga Orzi Basket. Intanto cambio nelle file di Trieste, esce con il numero 55 Daniel Batiz e ritorna in campo col numero 16 Sasa Malalan. Esce intanto anche Benedetti, ritorna in campo Broglia. Tanto il pubblico che torna ad incitare la squadra, non è il pubblico delle grandi esclusioni, forse si tengono pronti per il derbissimo di domenica prossima, quale 18 contro Montichiari. Intanto Ferrarese, uno contro uno, più scarico per Bei, palla Panni con 4 secondi col cronometro, palleggio resto tiro di Panni che non va a bersaglio, rimbalzo in attacco però di Ferrarese, Bei ancora per Panni, Broglia, un po' spasso, lotta e subisce fallo del numero 16 Malalan. Rimessa dal fondo per Orzinuovi con 14 secondi sul cronometro, 59-43, 7 minuti e 56 ancora da giocare questa partita. Ferrarese vede l'uscita di Panni, attacca centrale Panni, scarico per Broglia, finta il passaggio su Longobardi, poi scarica su Longobardi che fa finta, palleggia il suo tiro ma non va a segno il suo tentativo di canestro, recupera ancora la palla a palle, tanti secondi tiri da parte di Orzinuovi che però non riesce a trovare la via del canestro, Panni uno contro uno e finalmente si rivede l'Ale Panni d'inizio stagione con questo canestro di pregevole fattura. D'altra parte subito De Petris, Batis uno contro uno centrale, cambia mano per andare a tirare di sinistro, viene stoppato da Longobardi, Panni ancora sull'onda dell'entusiasmo, attacca uno contro uno fino in fondo, fallo probabilmente anche antisportivo, non è dello stesso viso l'arbitro che fischia fallo al numero 12 De Petris. Intanto time out, time out anche per noi. Si riprende con due tiri liberi per Ale Panni. Che si è ripreso da un lungo stop di canestri e ha fatto subito vedere di che classe è fatto. Primo tiro libero per Ale a segno. Ale Panni che comunque viaggia con quasi l'80% sui tiri della carità. Andiamo sul secondo tentativo, a segno anche sul secondo tentativo, palla Daniel Batis per Ban che vuole attaccare uno contro uno Panni, poi cerca lo scarico ancora per Batis, lotta sotto il canestro tra Bei e De Petris e infatti Bei fa fallo su De Petris sulla lotta che stiamo dicendo prima sotto canestro, rimessa dal fondo per Trieste. Se ne incarica il numero 8 Ban, terzo fallo per Michele Bei, De Petris, Batis cerca l'uscita del blocco di un compagno, lo stesso Batis che perde falla sul passaggio, abbiamo sbagliato Malalan,
per cercare l'uscita da blocco di Batis, non riesce a servirlo al meglio e si riprende con la rimessa laterale di Ferrarese per Panne. Ferrarese, palla sotto per Bay, ottimo movimento da sotto, però errore da sotto di Bay e anche successivamente di Broglia, ancora rimasto in attacco per la Gagarzi Basket. Ferrarese, 8 secondi sul cronometro di questa azione, Longobardi, attacco fino in fondo, sbaglia, riprende rimbalzo, palla fuori, recupera rimbalzo Batis che conduce dall'altra parte, transizione offensiva. Van che aspetta, attacca uno contro uno Broglia, scarica su De Petris, attacca e scarica da tre per Franco che però sbaglia e subito sul ribaltamento di fronte un ottimo contropiede condotto da Longobardi che porta il più 22, massimo vantaggio dell'incontro a 5:48 dalla fine di questa partita. Serie di cambi difensivi tra Ferrarese e Bay. Bay che si trova al mismatch contro Batis. Batis che attacca uno contro uno. Scarico su Malalan che fa passi. Forse subisce anche un contatto. Ma gli arbitri vedono i passi di Malalan. Cambio nelle file di Gagarzi Basket. Esce Bay, ritorna in campo Requena. E esce il numero 13 Franco e ritorna in campo il giovane Ridolfi. Panni, Ferrarese, scarico per Requena, ribaltamento di lato per Panni, uno contro uno di Panni che forse subisce il fallo. Recupera la palla Ferrarese su uno scarico un po' errato di Panni, ancora Panni da tre e va a segno Alessandro Panni che ha ritrovato la via del canestro in questa partita. Lasciano libero il numero 8 Ban che però non attacca fino in fondo, ancora Ban, recupera la palla e subisce anche il fallo dallo stesso Ban. Ottimo recupero difensivo di Panni e si prepara sulla piedi del campo Mazzucchelli. Esce Super Simo Ferrarese sul più 25 per la Gaga Orzi Basket. Torna in campo Andrea Mazzucchelli, non è ancora stato utilizzato questa partita da coach Antonio. Panni la pressione di Ridolfi che recupera palla sul dei vai tentato da Broglia con Panni, conduce contro piede Ridolfi per Ban, attacca uno contro uno Ridolfi, non prende il tiro, poi subito il panno di Panni. Ottimo in questo caso l'azione di Ridolfi che finta il tiro, attacca uno contro uno sul recupero di Panni e subisce il fallo dello stesso alle Panni. Petris, Ridolfi, Batis, uno contro Panni, fino in fondo, va un appoggio facile, Mazzucchelli, andiamo allo schema dall'altra parte, squadre che cominciano a rallentare i ritmi, soprattutto lo Zirovi comincia a rallentare il ritmo. Sul più 23 ci può stare, anche se in questo momento forse è meglio continuare ad attaccare con continuità e non abbassare il ritmo per trovare una migliore amalgama di gioco. Tanto dall'altra parte Batic, Ridolfi scarica per Ban, palla sotto a De Petris, ormai abbiamo capito che la chiave tattica di Vatovic in questa partita è quella di giocare il mismatch sotto canestro con De Petris e mettere in difficoltà così i lunghi avversari. Intanto esce Longobardi, ritorna in campo Federe Chena, tanto sul tiri liberi di De Petris, due tiri liberi per lui, il primo assegno meno 22.
mettere a posto la retina De Petris. L'ha consegnata Somani, secondo tiro libero a segno. Petris che non viaggiava con un'ottima percentuale in questo campionato, solo 40% per lui. Cerca Bloglia di dare un po' di spettacolo con un passaggio dietro la schiena per il taglio in area di Vedetti. Chiede scusa a Bloglia, al compagno, soprattutto agli Antonio, che non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi, soprattutto in questo periodo delicato della stagione. Vedetti affronta uno contro uno, palla ancora sotto De Petris contro Requena, fallo, e subisce anche il fallo il numero 12 De Petris. Non siamo ancora in bonus, mancano solo 3 minuti e 34 alla fine della partita, quindi si passa una rimessa dal fondo nelle mani di Ban De Petris. Tanto Requena ha caricato di 4 falli, vediamo se resterà in campo fino alla fine. Panni difende uno contro uno bene su Batis, il balzo in attacco di Panni, il balzo difensivo di Panni, apertura per Mazzutelli che chiama lo schema in attacco sulla pressione di Batis. Ribaltamento per Broglia, palla sotto Requena, uno contro uno, raddoppiato Requena, subisce il fallo nel numero 8 Ban sul tentativo di raddoppio. Il suo quinto fallo, esce dalla partita il numero 8 Ban. Si sono accorti che era il quinto fallo di Ban, ritorna in campo Mattias Batic. Mazzucchelli per Vedetti, esce dai blocchi Panni, scivola, riesce a dare la palla comunque a Vedetti, Mazzucchelli sullo scarico commette infrazione di passi, lieve infrazione di passi perché non aveva visto da qua sopra, non si vedeva. Intanto Ban chiude con 7 punti a referto per lui, 2 su 9 dal campo, 1 su 3 su tiri di 3 punti e 2 tiri liberi, 2 su 2 tiri liberi, 4 rimbalzi totali e 2 assist per lui, 5 palle perse. Mattias Batic, ritmi bassi in questi ultimi 2 minuti e 50. Daniel Batic, finta il tiro, palleggia il resto del tiro, scarica per Malalan che perde malamente palla e fa fallo sul tentativo di recuperare la palla. Requena si va con 2 tiri liberi per Federico Requena. Il cubo del Pau, cambio anche Paunovic per questi ultimi 2 minuti e 30, cambio per Broglia, spazio anche ai giovani della panchina da parte di Cozzi di Antonio sul più 21. Requena intanto va a segno col suo primo tiro libero. Secondo 2 su 2 per Federico Requena, più 22. Mattias Batic, sempre lotta al rimbalzo con De Petris che continua a subire i falli sotto canestro. Fallo di Paunovic, il suo primo fallo. Primo tiro libero subito a segno. Anche secondo a segno, 4 su 4 per ora tiri liberi per De Petris, ottima la prova per lui stasera. Nonostante si paventi una sconfitta da parte di Trieste. Panni, Requena, tiro da 3 punti di Requena, a segno Federico Requena. Dall'altra parte Batic, Ridolfi, ancora Batic, scarico per Ridolfi, tiro da 3 punti, non va a segno,
saltano in tre di Orzi Nuovi, recupera la palla Longobardi che spinge subito, scusate, Bedetti che spinge subito il contropiede, va a finire in fondo, l'arbitro non fischia niente. Batis recupera la palla, attacca uno contro uno, fallo di Requena nel tentativo di fermare il contropiede avversario. Dovrebbe essere il quinto fallo di Fede Requena, infatti così è. Ritorna in campo Bay. Due tiri liberi per Matias Batic in questo campionato di azzardo, 50% dalla linea della carità. Primo tiro libero che non va a segno per Matias. Secondo tiro libero che invece va a segno, si riprende con le messe da fondo per Bay, per Panni, sulla pressione difensiva di Ridolfi. Mancia secondi con questa pressione Trieste, ancora Panni, tocca ancora Panni, scarico per Bedetti, palla su Tova Bay, fallo di Petris, il tentativo di anticipare May. E intanto si prepara sul cube, cambio 1 minuto e 26, anche l'ultimo giocatore a disposizione di Cozzi di Antonio, Luca Paderno, giovane classe 1996. Esce un ottimo Alessandro Palli stasera, meritati gli applausi per lui, speriamo cominci nel migliore dei modi questo 2015, speriamo che continui così tutta la stagione. Due tiri liberi di Bay intanto. Primo errore per lui. Secondo tiro libero per Bay che va a segno. 1-2 per Bay. Matis Bedetti tenta l'anticipo. Daniel Battis attacca uno contro uno. Mazzucchelli sul post basso. Scarico per Ridolfi. Ancora Batic, lotta intanto sotto rimbalzo, Mazzucchelli con le braccia alte, cerca di contrastare Batic, c'era forse il fallo, bastava forse tenerlo da dietro. Non è lo stesso avviso l'arbitro che fischia il secondo fallo per Mazzucchelli e due tiri liberi per Matias Batic a 1 minuto e 12 dalla fine. Tiro libero che va a segno, palla Mazzucchelli, chiama lo schema d'attacco. Mazzucchelli carica l'angolo, scarico da tre punti per Paderno che sbaglia, un tentativo sicuramente non timido, prende subito il tiro dopo lo scarico Luca Paderno, ma ci sta il giovane che ha bisogno di farsi vedere. Intanto dall'altra parte Batic mette a segno il tiro dei tre punti sempre dalla sua mattonella da 8 metri, esce anche Luca Bedetti per prendere l'applauso del pubblico di Orzi Nuovi, ritorna in campo Longobardi, Mazzucchelli intanto. A girare la palla per Bay, palla sotto per Paunovic, uno contro uno di Paunovic. Scarico in angolo per Paderno, scarica sotto a Bay, giro e tiro per Bay che non va a segno, rimbalzo nelle mani di Batic, Matias Batic, attacco uno contro uno, scarico nell'angolo per Zobek e va a bersaglio il giovane Zobek, classe 97, Gabarstein in questi 10 secondi. Mazzucchelli tiene palla, 7-8, cerca di recuperare la palla a Trieste, carico ancora nell'angolo, tira tre punti da Paderno che becca la stoppata, poteva tirare prima, non fare palleggio a finta di tiro, finisce 74-58 questa prima partita del 2015 per la Calagagaurzi Basket, si ritorna alla vittoria. Prima di questo 2015 speriamo che sia un buon viatico per questo inizio stagione.
ci vediamo domenica prossima col derbissimo con Montichiari.